Quando le potenzialità diventano conoscenze, abilità e competenze acquisite, allora la scuola ha fatto il suo dovere. L'ente di formazione Irigem, con i due percorsi di formazione professionale di operatore grafico indirizzo multimediale e operatore informatico, fa un passo in più e mette gli studenti nelle condizioni di poter testare direttamente sul campo ciò che hanno imparato. Già al secondo anno dei due percorsi di studio triennali è prevista la prima esperienza di stage in azienda, che sarà al terzo anno implementata e rafforzata con un numero maggiore di ore. Un'opportunità che diventa quanto mai fondamentale per i settori per i quali i due percorsi sono stati pensati: il mondo dell'audio-video, dei social e quello delle tecnologie e del mobile. Settori in cui l'aggiornamento è d'obbligo, così come l'esperienza sul campo. Nella formazione professionale di Irigem lo stage diventa parte integrante della didattica frontale di quella in laboratorio. Il lavoro è strutturato attraverso progetti che i ragazzi sono chiamati a realizzare. Lo stage diventa l'occasione per cimentarsi con tempi e modalità del mondo del lavoro. Irigem collabora con le aziende del territorio, ma sono gli stessi studenti che sono chiamati a impegnarsi attivamente per ricercare opportunità di stage. Un lavoro a doppia mano sul quale supervisionano sempre le figure dei tutor. Al secondo anno, oltre all'insegnamento di discipline professionalizzanti e culturali, inizia l'esperienza di stage in azienda, della durata di circa un mese e mezzo, che si concluderà poi con la terza annualità. Fin dall'inizio dell'anno i ragazzi sono impegnati nel capire quale sia l'azienda che meglio rispecchia le loro attitudini e propensioni. Iniziano così la loro ricerca presso la realtà che meglio riflette il loro percorso di studi. Lo stage per me è importante perché un po' ti aiuta ad aprire la mente verso l'ambito del lavoro, non più creando progetti così per fare, ma sviluppando loghi e progetti che alla fine serviranno a una cliente vero che valuterà veramente il tuo progetto, e là grazie allo stage capiremo un po' come funziona questo ambito. Secondo me lavorare dentro a un'azienda e conoscere l'ambito lavorativo ti aiuta molto per il futuro. Già dal secondo anno si fa lo stage, ovvero alternanza scuola-lavoro, cioè andiamo in azienda, dove lì ci mettiamo subito alla prova senza aspettare tanto tempo, per avere anche un'idea com'è il mondo del lavoro, dato che non è soltanto sui libri di scuola come siamo abituati, ma è anche proprio la pratica. Nel corso di operatore grafico indirizzo multimedia, al secondo anno le materie culturali vengono approfondite e sono indispensabili per la comprensione delle materie professionalizzanti come la grafica, l'animazione 3D, il visual design. Solo così gli studenti hanno gli strumenti per capire che cosa ci sia dietro la produzione multimediale. Avere certamente una competenza e una qualifica tecnica, ma avere una base culturale è quello che caratterizza anche la personalità, anche il comprendere il legame che c'è tra la cultura, la storia, l'italiano, l'inglese, la matematica, con l'applicazione che possono trovare nel loro lavoro, nella loro quotidianità. Cerchiamo di creare sinergia tra le materie culturali e le materie professionalizzanti, proprio per far capire che il mondo, la realtà e il lavoro è un tutt'uno che solamente collegato può far affrontare i problemi e far trovare le soluzioni. L'italiano serve come mezzo di comunicazione, quindi anche nel momento in cui il ragazzo si trova nel mondo del lavoro deve saper gestire un colloquio, quindi parlare in italiano, deve saper redigere il suo curriculum, quindi scrivere in italiano, ed eventualmente in base alle mansioni che andrà a coprire dovrà stendere una relazione oppure dovrà comunicare con gli altri membri dello staff in italiano. Questo assolutamente, quindi un italiano pratico che privilegia la comunicazione professionale. Lo scopo qual è? Lo scopo è quello di non solo saper fare di calcolo, perché giustamente al mondo d'oggi abbiamo i computer, abbiamo le calcolatrici e tutti i vari sistemi informatici. Lo scopo è quello di far capire ai ragazzi che tutto il mondo che ci circonda è comunque basato sulla matematica. Anche il semplice fatto di eseguire una espressione numerica e arrivare alla fine a un risultato vuol dire che ho avuto un buon ragionamento logico e sono riuscito a scegliere le strategie necessarie per arrivare alla conclusione. In seconda si vanno a rafforzare gli argomenti di prima
e si va anche a entrare dentro la psicologia del cliente per poter appunto vendere dei prodotti e creare un'immagine perfetta. Quindi si parte sempre dalla base, diciamo, per quello che serve per un futuro lavorativo ai ragazzi nel mondo della grafica. Si vanno a toccare anche, diciamo, delle argomentazioni ampie che riguardano appunto la tipografia, come il mondo del digitale, del web marketing e quant'altro. In classe con il professor Scapin stiamo facendo un progetto basato su una bicicletta e con questo dopo ricaveremo una bici in 3D come le vediamo adesso e abbiamo sistemato i pezzi nel modo giusto con l'immagine sotto e poi abbiamo messo, insomma, i pezzi di un cubo, l'abbiamo allungato, poi abbiamo messo in ordine un po' gli altri pezzi e tutto ed è, sta venendo fuori una bella bici. La differenza principale tra il primo anno e la seconda, il secondo anno, è che nel primo anno noi imparavamo un po' ad usare programmi, invece in questo secondo anno che sto svolgendo stiamo progettando molto di più e impareremo poi così per andare nel mondo del lavoro e per riuscire poi a ricavare qualcosa da quello che facciamo. Discipline che determinano una preparazione professionale concreta, acquisita sia grazie ai docenti, che sono professionisti del loro settore, che con passione trasmettono i trucchi del loro lavoro, ma anche grazie alla strumentazione professionale, tecnologica e all'avanguardia che viene usufruita presso i laboratori della scuola, come ad esempio le attrezzature informatiche o la connettività di fibra ottica, che è uno strumento potentissimo che ci permette di adeguarci alle aziende del territorio. Tutto questo per offrire il meglio ai nostri ragazzi. Alla fine del secondo anno i ragazzi sono in grado di mettersi concretamente alla prova, creando virtualmente una scena o un testo animati, realizzando un file che andrà montato come un vero e proprio video. Sempre al secondo anno si insegna visual design, partendo dalle tecniche di produzione digitale e fotografica per arrivare alla realizzazione di un brand aziendale. Si lavora con il fotoritocco e con la realizzazione di grafica vettoriale. Si insegnano Illustrator e InDesign, necessari per la realizzazione di brochure e del packaging di un prodotto. Teoria e molta pratica con progetti interdisciplinari, competenze grafiche, video e web. Al secondo anno gli studenti iniziano a conoscere le esigenze delle aziende. Così per il corso di operatore informatico. Al secondo anno il livello aumenta, in aula entra anche il mondo Linux, il client comunica con il server, gli studenti assistono e imparano attraverso la simulazione di ciò che avviene in azienda. Al secondo anno i ragazzi imparano a lavorare con Excel, una base che diventa fondamentale per leggere e saper fare una fattura, un preventivo, così come le tabelle pivot essenziali per elaborare e riassumere i dati. Questo è quanto nel concreto avviene in un sistema aziendale. Nel secondo anno dell'ente di formazione IRIGEM impariamo a installare macchine virtuali Ubuntu e vari derivati di Ubuntu, alternativi al sistema operativo classico Windows. Impariamo anche a hardenizzare un sistema operativo, quindi a proteggerlo da vari eventuali attacchi e comunque a utenti che sono un po' sbadati e cliccano avanti, avanti, avanti senza guardare le scritte. Impariamo non solo a proteggere le varie macchine che abbiamo, come potrebbe essere un dispositivo come i nostri computer, i nostri cellulari, ma impariamo anche a come capire se effettivamente c'è un errore nel nostro sistema e in che modo ci possono attaccare. Col professore di sicurezza informatica abbiamo visto un software appunto per la distribuzione Ubuntu, che è appunto una grande alternativa rispetto a Windows, che permette di monitorare che cosa succede nel nostro sistema, e non solo per Ubuntu ma anche per Android. Allora, lo stage è un'esperienza molto bella perché ti fa vivere il lavoro in un modo un po' particolare, senza la pressione effettiva che può mettere un impiego. Si impara molto perché appunto si fanno cose pratiche
e ci si rende conto che le cose che si studiano a scuola effettivamente nel mondo del lavoro sono richieste. Beh, spero di riuscire a mettere in pratica le cose che ho imparato a scuola, nel modo migliore ovviamente, poi spero comunque di imparare cose nuove, cioè anche per il discorso che comunque sarà il mio futuro, quindi spero che mi piacerà ovviamente, cioè quello penso proprio che sia ovvio, e comunque che comunque mi piaccia il luogo di lavoro, che magari può essere la mia prima esperienza e dopo magari ampliarmi in nuovi percorsi sempre riguardanti la grafica. Ovviamente sarà un po' più complicato perché avere l'idea di avere un cliente a cui dover dare subito il mio lavoro è più diverso di pensare di ricevere un voto da un professore, però comunque andrà bene. Allora, l'esperienza dello stage è molto importante per un alunno che si approccia comunque e che ha intenzione di andare a lavorare in un futuro quando avrà preso la qualifica del terzo anno, perché diciamo ti fa capire com'è realmente il lavoro anche al di fuori della scuola. Devi andare in un posto che ti piace comunque, non puoi pretendere di fare alternanza scuola-lavoro in un posto che non ti piace e che comunque non fa la materia per cui tu vuoi andare a lavorare in futuro. Molti i progetti su cui si sono confrontati gli studenti nel corso del secondo anno. Nel caso del lavoro, il dono prezioso del sangue, è stato sviluppato un prodotto cartaceo e multimediale per il concorso promosso dal reparto donatori di sangue Monte Grappa, organizzato per sensibilizzare i più giovani sull'importanza di donare. Nella realizzazione dell'elaborato, gli studenti hanno utilizzato competenze di grafica, strategia della comunicazione italiano e studio dell'immagine coordinata. Con molta soddisfazione e piacere, soprattutto per gli alunni che hanno partecipato in una situazione non proprio favorevole. Comunque diciamo che al di là delle difficoltà che ci sono state per noi, ma anche per chiaramente tutti quanti, la scuola aveva già impostato già da molti anni questa tipologia, che non voglio chiamare di smart working o quant'altro, però i ragazzi attrezzati a casa e quant'altro hanno trovato sicuramente minore difficoltà, se vogliamo vedere dal punto di vista tecnico una difficoltà inferiore rispetto forse ad altre scuole. Per quanto riguarda invece l'impegno, la soddisfazione e quant'altro, massima soddisfazione, perché anche quest'anno siamo stati premiati, quindi i ragazzi veramente hanno un ritorno in termini di non tanto di visibilità ma anche di sensibilità verso l'argomento e quant'altro, e ci hanno messo veramente tanto impegno. Questi sono alcuni esempi di didattica interdisciplinare. Trovo utili fare questi tipi di esercitazioni perché alla fine è quello che speriamo riusciremo a fare dopo la scuola, ad andare a lavorare proprio in un'azienda, cercando di utilizzare le cose imparate durante l'anno scolastico. Gli insegnanti sono professionisti che già operano sul campo, dunque la preparazione professionale è concreta. La tecnologia in dotazione alla scuola è all'avanguardia, ogni studente ha la propria postazione e si lavora con la fibra ottica. La scuola si è adeguata al nuovo DPCM con la pandemia da coronavirus, assicurando agli studenti una piattaforma dedicata per poter frequentare le lezioni dalle 5 alle 7 ore al giorno e continuare a lavorare con una didattica laboratoriale, che è la caratteristica fondante della scuola. Il secondo anno si chiude proiettando gli studenti verso il terzo e ultimo anno, in cui le competenze acquisite saranno rafforzate e ampliate e gli studenti per la prima volta potranno lavorare davvero in autonomia, in un vero e proprio contesto aziendale, un'opportunità unica nel suo genere.